Buonasera a tutti, direi che siamo già un buon numero collegati, direi quindi di iniziare con questo ciclo di webinar per il 2023. Vi chiederei solamente la cortesia a tutti di silenziare i microfoni. Ok, e eventualmente poi se ci sarà spazio, quando ci sarà spazio alla fine per le domande, vedremo. Allora, il dottor Naso mi conferma che si vede come relatore e quindi... Vedo come relatore. Perfetto. Ok, allora, buonasera a tutti. Iniziamo, come dicevo, questo ciclo di webinar per l'anno 2023 organizzato all'interno di Confartigianato Imprese Cuneo. È un ciclo di webinar che trova continuità con gli anni passati, in quanto già gli scorsi anni erano stati organizzati una serie di eventi al fine di fare formazione e informazione per tutte le imprese associate e non solo su delle tematiche che riteniamo essere molto molto sensibili, molto attuali e che soprattutto per la categoria dell'autoriparazione si trovano ad essere dirimenti per l'impostazione lavorativa e non solo delle officine per i prossimi anni. Come avete potuto vedere, il titolo dei webinar rimane lo stesso, quindi il futuro nulla sarà più come prima. Questo perché chi di voi già ha avuto modo di confrontarsi con queste tematiche ha avuto modo di capirne l'impatto sulla categoria e non solo. Ringrazio che vedo collegato il vicepresidente di Confartigianato Imprese Cuneo, Michele Quaglia, che probabilmente molti di voi avranno già avuto modo di conoscere, che è colui che è l'ideatore di questo ciclo di webinar, fortemente voluto da lui e da tutta la struttura, proprio per cercare di dare il massimo supporto, alle imprese associate in un'ottica non solo di esigenze quotidiane attuali, ma soprattutto di programmazione futura del lavoro e dell'impostazione, lavorativa che sarà nei prossimi anni. Come detto, questo è un ciclo, di webinar, quindi ci saranno più incontri. Oggi andiamo a fare il primo, che durerà, come per anche i prossimi, durerà circa un'oretta, quindi fino alle 9:30. Vedrà l'intervento dell'ingegnere Francesco Naso, che questa sera è il nostro graditissimo ospite relatore, che fin da subito ringraziamo, e naturalmente i ringraziamenti che sono a fare io sono fatti a nome di tutta la struttura e chiaramente del vicepresidente Michele Quaglia. Questa sera appunto è il primo di quattro incontri, un titolo che ha come titolo L'elettrificazione della mobilità, le dinamiche di mercato e i risvolti per l'autoriparazione. Abbiamo voluto partire da una tematica ampia che coprisse a 360 gradi quasi l'argomento mobilità e futuro e che quindi ci permettesse di iniziare questo ciclo di incontri con appunto una visione di ampio respiro. Martedì 4 luglio ci sarà invece il dottor Sordelli del gruppo Volkswagen che ci darà il punto di vista di uno dei maggiori gruppi di case costruttrici player a livello mondiali e ci dirà come loro si stanno muovendo, come loro hanno pianificato l'evoluzione e hanno inteso l'evoluzione della mobilità per i prossimi anni. Egli qualche giorno fa un'importante notizia proprio riguardo Volkswagen di un'importantissima ristrutturazione interna al gruppo, che sicuramente è stata fatta anche per rispondere a questo cambiamento del mercato così, così repentino e che avremo appunto modo con lui di affrontare la prossima settimana. Avremo poi l'11 luglio l'avvocato Beccari, il quale ci farà una panoramica anche lui in chiave futura sull'evoluzione normativa per quanto riguarda l'automotive e quindi le garanzie, le nuove modalità di utilizzo delle auto e quant'altro.
e ci darà così ampi spunti di riflessione non solo su quello che è l'evoluzione tecnologica, ma appunto anche l'evoluzione normativa e altri aspetti più amministrativi dell'officina per i prossimi anni. E andremo poi a chiudere martedì 18 luglio con il professor Millo del Politecnico di Torino, il quale, cercando di fare un po' una chiosa dei precedenti interventi, ci andrà invece a fare un intervento analizzando quella che è la situazione attuale, le prospettive future da un punto di vista tecnico e realistico dei cosiddetti carburanti alternativi, quindi idrogeno, biofuel e fuel, e altre modalità appunto di alimentazione dei veicoli. Con lui vedremo se effettivamente davvero c'è un'alternativa all'elettrificazione, oppure quando si parla di elettrificazione, in che modo questa si tradurrà nei prossimi anni all'interno dell'attività dell'autofficina e non solo. Rinnovando quindi i ringraziamenti all'ingegner Naso, che vado brevemente a presentare. Ingegner Naso, segretario generale di Motusè, con un ampio background all'interno del settore energetico e non solo, quindi lavorato in Enel X, responsabile sviluppo business e bus elettrici, e si occupa adesso in Motusè Area Technology, Market ed Environment, e dal 2021 appunto è segretario generale di Motusè. Motusè, che vado anche qui a presentare brevemente, e poi invito eventualmente l'ingegner Naso ad approfondire la presentazione. Motusè è l'associazione italiana che vede raccolti un gran numero di stakeholder e player industriali, ma non solo, anche del mondo accademico, dell'associazionismo, quindi da case costruttrici di primissimo livello ad associazioni datoriali come la nostra, piuttosto che istituti universitari italiani. E si pone quale obiettivo? Quello di favorire e accompagnare le imprese e non solo, e tutta la società attraverso questa transizione dei trasporti. Transizione sostenibile, una parola che in questi ultimi mesi, anni si è molto sentita. Questa sera proveremo a declinarla e a farcela nuovamente spiegare in termini pratici dall'ingegner Naso, e soprattutto in termini collegati a quella che è l'operatività delle autoriparazioni. Io mi fermo, passerei la parola all'ingegner Francesco Naso. Solo più una nota di carattere tecnico: tutti coloro che avessero delle domande, vi invito a scriverle in chat direttamente a coordinatori Confartigianato Imprese Cuneo, in modo tale da raccoglierle, evitare di avere domande doppioni, e poi così le farò eventualmente io alla fine all'ingegner Naso. Vi ringrazio e passo la parola all'ingegner Naso. Grazie mille. Ho detto una bugia, non risulto relatore, nel senso che non riesco a condividere lo schermo. Cioè, ci sto provando da un po', però non. Buonasera a tutti. Mi piacerebbe farvi vedere il mio schermo, però se volete intanto vi dico. Forse adesso va. Ok. Ecco. Mi vedete? Cioè, vedete la mia presentazione? Ok, Perfetto, esatto. Sì. vediamo, vediamo. Grazie mille. Mi ha già presentato abbondantemente Andrea Tardivo. Ad ogni modo, Motusè è un'associazione, una sorta di associazione di categoria, chiamiamola così, che mette insieme i principali attori della mobilità elettrica in Italia. Veramente da chi costruisce veicoli, noi non ci occupiamo solo di auto, ci occupiamo anche di veicoli merci e di autobus. Ancora non abbiamo associati che si occupano di due ruote o di monopattini o cose del genere. Quindi per il momento parliamo di trasporto
su strada non due ruote, non dolce. Tutti coloro che installano, gestiscono, manutengono infrastrutture di ricarica sia in ambito privato che in ambito pubblico, chi costruisce componenti e infrastrutture, sia per veicoli sia appunto per infrastrutture di ricarica, e poi tutta una serie di società di servizi che vanno da assicuratori a chi si occupa del fine vita di veicoli, batterie, eccetera, a società di consulenza, a chi si occupa di noleggio mezzi. E abbiamo inoltre, insomma, anche un nutrito ecosistema di partner che sono appunto o associazioni o università o centri di ricerca che ci danno una mano a mettere insieme, a tirare su tutti i nostri posizionamenti sul nostro sito. Vi ricordo www.motus-ilmeno.org, trovate nella parte di report e vademecum tutte le nostre guide, i nostri studi, e anzi, specialmente sulle guide, se volete darci dei vostri riscontri o ci volete dire che cosa ne pensate, ovviamente siete più che benvenuti e scriveteci, ci farebbe molto piacere avere un vostro riscontro. La nostra missione, per chi ancora non ci ha conosciuto lo scorso anno, è quella di favorire l'accelerazione verso la mobilità elettrica all'interno, diciamo, del parco mezzi italiano, sia attraverso una specie di piattaforma di dialogo, nel senso che abbiamo attori che inizialmente non si parlavano nemmeno e comunque parlano lingue molto differenti. Pensate a chi si occupa di energia, che lavora in un mercato estremamente regolato, molto, molto chiuso, con alcuni addirittura monopoli naturali, e invece chi si occupa di auto, che è il tipico, uno dei mondi meno regolati in assoluto, cioè un mercato globale, super competitivo, e quindi già solo questo pone degli attori molto diversi allo stesso tavolo. Dopodiché bisogna spiegare da una parte e dall'altra che cosa si intende per kilowatt e kilowattora, cosa è energia, cosa è potenza, e quindi cominciare a parlare uno stesso linguaggio. La nostra idea è quella di parlare con dati, studi e analisi che siano quanto più possibile autorevoli. Vorremmo andare un po' oltre al tema della tifoseria da stadio, elettrico sì, elettrico no. Ci piacerebbe quindi cercare di approcciare il tema in una maniera molto diversa, che è quella del realismo. Tutto quello che vi racconto sta già accadendo, e l'idea è cercare di capire come per l'Italia riusciamo a cogliere valore da una trasformazione, oppure se andremo più lenti, rimarremo indietro e subiremo le conseguenze più avanti, insomma. Ma non cercherò di non parlare di quelli che sono gli obiettivi, i target di decarbonizzazione o ambientali. Vi parlo di quello che è un trend di mercato che sta già avvenendo e che in gran parte dell'Europa va molto più veloce da noi, che da noi. L'altro tema, ovviamente, di cui ci occupiamo sono temi di formazione. C'è tanto da fare, ovviamente, perché il mezzo elettrico e le infrastrutture di ricarica si portano dietro un importante lavoro di formazione e di riformazione di alcuni lavoratori e di tante categorie. E poi ci occupiamo anche di comunicazione e di proposte di modifica normativa. Ogni mese pubblichiamo sul nostro sito un'analisi del mercato, sia auto che furgoni, che camion, eccetera. Se volete analizzare con il QR code, ogni volta che metto una pagina introduttiva potete andare direttamente sul sito, come ho mercato, se riesco ad andare avanti con... se no ve lo racconto e basta, ecco. Sì, per quanto riguarda, infatti non ho inesorabilmente, come va il mercato? Diciamo che
In Italia stiamo migliorando rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno è andato piuttosto male, nel senso che a livello di numeri assoluti è andato peggio dell'anno prima, il che non era mai successo, nel senso che se andiamo a vedere l'andamento delle immatricolazioni di veicoli elettrici puri nel corso degli anni, c'è sempre stata una crescita, anzi praticamente un più che raddoppio delle immatricolazioni. Tranne il 2022, che è stato un anno un pochino particolare, se volete affrontiamo il tema del perché è successo tutto ciò. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno orribile, un po' in generale, come potete vedere anche dall'andamento delle immatricolazioni totali nel grafico di sinistra. Nel 2020 c'era, diciamo, una pandemia in corso e questo ovviamente è inciso. Tanto ha inciso nel 2022 purtroppo anche la crisi ucraina, l'invasione russa e la conseguente, se volete, anche se parzialmente conseguente, crisi energetica e crisi delle materie prime. La disponibilità di prodotto è calata tanto, l'incertezza nei consumatori è salita tanto, il sistema di incentivazione in Italia è stato piuttosto altalenante e molto poco chiaro. Ricordo che a gennaio del 2022 noi non sapevamo ancora se ci sarebbero stati gli incentivi o meno, pur essendo stati annunciati. Questo ovviamente ha creato un estremo blocco del mercato e molta incertezza che si è sbloccata solamente il 18, una scarsissima di prodotto, che mentre quel poco che si era stato allocato su altri mercati. Quest'anno stiamo di incentivi molto particolare che rispetto ad altri stati ovviamente ci penalizza. Stiamo in maniera estremamente più lenta, perché diciamo la quota di mercato dei veicoli elettrici puri nel 2023 in Italia è sotto il 4%, in media europea è 13,7%, quindi più di 3 volte tanto. In Francia tocca il 16%, se non 17%, in Germania arriva il 14%, parlo di elettriche pure, non ci sto sommando gli ibridi plug-in. In Olanda neanche ve lo dico, arriva oltre il 28%. Per quanto riguarda i canali di mercato, diciamo che il privato continua a essere estremamente spinto come canale. Ovviamente una differenza si nota rispetto al mercato totale, a tutte le alimentazioni. Se vedete il mercato, il cosiddetto total market, abbiamo un 54% di penetrazione del canale privato. Per quanto riguarda i veicoli puri elettrici, si tende un po' di più all'utilizzo attraverso società di noleggio o acquisto da parte di aziende e imprese. Per quanto riguarda autobus e camion, ovviamente tutto questo si sconta una serie di legami con quanto succede a livello proprio di gare, quindi gran parte degli autobus in Italia vengono ovviamente immatricolati attraverso gare pubbliche, quindi dipende dalle gare che vengono bandite. Sta crescendo in termini di penetrazione degli autobus l'elettrificazione, ma in maniera piuttosto lenta ancora. Per quanto riguarda invece i furgoni, qua la crescita si vede abbastanza nettamente ed è interessante notare come in realtà questo non è accompagnato minimamente dagli incentivi. L'utilizzo degli incentivi a disposizione per l'elettrificazione dei furgoni è scarsissimo, ci sono praticamente Chiedo scusa, ingegnere. disponibili chi dei fondi che erano stati messi secondo meno per il conto Ingegnere, chiedo scusa. Chiedo scusa. per quanto Ingegnere, mi sente? Ingegnere, mi sente? sì. E ogni tanto la sentiamo male. Non so se.
Siamo in possesso della sua connessione. Com'è? Sì, anch'io prova intanto sento. Provo a levare il mio video, che tanto non credo che vi interessi più di tanto. Mi dispiace non molto, so se... così mi sentite meglio? Potrebbe Adesso essere sì. Il video che... Così mi sentite... Ok. Può essere che il video leva banda, magari adesso che sì. Allora, noi continuiamo a vedere le slide, però adesso si sente molto bene. Ok, perfetto. Vado avanti allora, grazie. E se mai fermatevi di nuovo se non mi sentite. Perfetto, grazie. Per quanto invece riguarda i camion, si sta andando piuttosto lenti ancora nelle immatricolazioni, di camion elettrici pesanti, stiamo parlando anche insomma, sopra le 16 tonnellate, quindi 32 o i 44 o le 44 tonnellate, qua ci stiamo ancora lavorando e siamo ancora a quote di mercato veramente molto 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 basse. Devo dire che i primi modelli finalmente si stanno affacciando che hanno un'autonomia decente. Se volete affrontare il tema del trasporto merci, molto volentieri, abbiamo fatto un report ad hoc, magari ne parliamo più avanti. Quali sono le stime che ci aspettiamo? Allora, innanzitutto il primo problema è un problema di immatricolato. Noi abbiamo dei livelli di immatricolato oggi che sono ben lontani da quelli pre-crisi. Se pensiamo a quante auto immatricolavamo nel 2018, erano 1.920.000. Oggi, diciamo nel 2023, ci aspettiamo forse di toccare 1.450.000. Sicuramente, purtroppo, saremo sotto al 1.500.000. Questa che vedete sul grafico di sinistra è una previsione piuttosto ottimistica, nella speranza che il nostro paese riesca in qualche modo a riuscire a ritrovare quote di mercato che ritocchino quantomeno il 1.800.000. Altri scenari purtroppo questo non lo prevedono, ci sono molti scenari di immatricolato totale, quindi di numero di auto registrate ogni anno dalla motorizzazione, che non supera il 1.700.000 per i prossimi 5 o 6 anni. Quindi il nostro è uno scenario ottimistico, è una speranza se volete, non una vera previsione. Quello che cerchiamo di capire è non tanto che cosa succederà in futuro, anche perché dopo una pandemia e una guerra alle porte dell'Europa, chi vi dice che prevede i prossimi 7 anni probabilmente vi dice una bugia. Quello che cerchiamo di fare noi è cercare di capire se riusciamo e come dovremmo riuscire a raggiungere i target di penetrazione dei veicoli elettrici che sono previsti negli impegni di decarbonizzazione a livello europeo. Noi stiamo facendo, diciamo, abbiamo fatto degli accordi a livello europeo come sistema paese per cercare di raggiungere il famoso meno 55% di emissioni totali su tanti settori diversi, come avrete sentito dire, quindi dall'agricoltura sino all'industria. I trasporti hanno un loro target anch'essi. Ciascun settore deve contribuire come può, ovviamente i trasporti cercano di contribuire al meglio, nel senso che sono quelli che finora invece hanno visto crescere le emissioni di CO2 invece di diminuire nel corso degli ultimi anni, e quindi una delle risposte che si sta cercando di dare è quella di garantire almeno allo scarico zero emissioni di CO2 al chilometro. 0 grammi di CO2 al chilometro. Come potete vedere, ovviamente le traiettorie che ci potremmo trovare davanti nei prossimi 6-7 anni sono molto diverse. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che ci si sta proponendo, almeno per i veicoli elettrici, quindi superare i 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, e questa non è una nostra previsione, ripeto, ma è qualcosa che viene scritto all'interno dei documenti governativi,
significherebbe superare il 50% delle immatricolazioni già tra il 2027 e il 2028. Ora, vi ho fatto vedere oggi nel 2023 a quanto stiamo, ok? Ci aspettiamo di chiudere, se tutto va bene, al di sopra del 4,5%, forse meglio ancora del 5%, ma non credo che ci riusciremo. Il tema è che appunto abbiamo di fronte una sfida enorme. Diciamo, se nulla viene fatto e se si mantengono così le misure attualmente esistenti, non prevediamo di superare i 3 milioni di veicoli circolanti, quindi meno della metà dell'obiettivo sul circolante che si stanno dando a livello governativo. Se riusciamo a mettere in piedi un sistema di incentivazione che non sia oneroso eccessivamente per le casse dello Stato, perché ricordiamoci che fino adesso abbiamo speso più di 2 miliardi e mezzo di incentivi sulle auto, questo lo dico per tutti, a beneficio di tutti, più di 2 miliardi e mezzo e più della metà è stato destinato ad auto con motore endotermico, quindi non sono le elettriche che hanno ciucciato tutti i soldi, tante auto sono state incentivate. Il dubbio è, visti gli andamenti dell'immatricolato che vi ho fatto vedere prima e che vi faccio rivedere, non siamo così convinti che gli incentivi alle auto endotermiche e alle ibride abbiano veramente spostato il mercato. Anzi, è plausibile dalle stime che abbiamo fatto noi, ma che hanno fatto in realtà tanti altri centri di ricerca che non si occupano solo di elettrificazione, quindi non possiamo essere tacciati di conflitto di interesse. È plausibile che tanti di questi incentivi alle ibride e alle piccole diesel siano andate a auto che probabilmente si sarebbero comprate lo stesso, anche perché parliamo di fasce di CO2 che fa più del 75% del mercato anche in assenza di incentivi. Va avanti. Per quanto riguarda le traiettorie di potenziale di mercato anche per auto e furgoni, in realtà qua si prevedono delle traiettorie piuttosto importanti. Come avete visto, la crescita sui furgoni è stata impressionante già da un anno all'altro. L'adozione è molto veloce, per varie ragioni, una su tutte anche economica, nel senso che se i furgoni li riesci a ricaricare in un rimessaggio privato, il costo, visto che girano tanti chilometri all'anno, parliamo di 50-60 mila potenziali, il costo a vita intera di quel mezzo, soprattutto grazie ai risparmi operativi, può essere addirittura più vantaggioso di un veicolo diesel, pur scontando un prezzo d'acquisto di noleggio maggiore rispetto ai veicoli endotermici. Quindi sul leggero, sui veicoli commerciali leggeri, è plausibile che l'elettrificazione sia molto veloce e molto importante, non tanto nel conto proprio quanto soprattutto per conto terzi. È vero però che in Italia, diciamo, questo è un pochino più rallentato dal fatto che abbiamo una composizione delle imprese di trasporto che è estremamente spostata su imprese piccole. Pensate che sulle più di 105.000 aziende di trasporto iscritte all'albo autotrasporto, più di 75.000 hanno fra 1 e 5 veicoli. Quindi sono estremamente concentrate su tantissimi subfornitori di subfornitori. Per capirci e fare gli esempi, una Amazon si rivolge a una Bartolini che si rivolge a tantissimi padroncini e piccole imprese di trasporto. Questi ovviamente hanno maggiori difficoltà rispetto alle aziende più strutturate a passare a mezzi elettrificati o comunque a nuovi mezzi di trasporto, perché hanno minore capacità, minore liquidità e quindi minore capacità di acquisto o di noleggio di mezzi più grandi, di mezzi più costosi. Questo significa cercare di dare una mano a queste imprese a passare a mezzi diversi, anche perché i committenti stanno richiedendo sempre di più mezzi a zero emissioni.
Non vi parlo di autobus perché anche là si sta andando abbastanza veloce, ma dipende molto dalle gare, quindi non vi so dare delle previsioni in questo momento. Ci stiamo lavorando comunque, quindi vi ritroverete in qualche scenario a breve, se mai vi interesserà. Come siamo messi per le infrastrutture di riga? Come sapete, le infrastrutture di ricarica sono sia private che sul suolo pubblico ad accesso pubblico. Noi cerchiamo di mappare ogni trimestre quelle ad accesso pubblico, ve le ritroverete a luglio la nuova raccolta trimestrale, siamo sostanzialmente gli unici che la fanno. Qui è un po' un sunto di qual è la situazione, sta crescendo tanto. La cosa positiva è che si sta crescendo tanto nonostante l'assenza di nonostante siano partiti i bandi sul PNRR, quindi con potenziale supporto pubblico di alcune tipologie di infrastrutture di ricarica, in particolare ad alta potenza. Negli ultimi trimestri si è cresciuti più che mai e soprattutto si è cresciuti sull'alta potenza, che è la cosa che un pochino serve di più per diminuire i tempi di ricarica e quindi per invogliare, diciamo, ad utilizzare, ad acquistare o a noleggiare un mezzo elettrico anche come primo mezzo di famiglia, potenzialmente. Quello che potete vedere ovviamente dalla mappetta di destra, sul nostro sito poi trovate delle mappe un pochino più dettagliate anche a livello proprio di penetrazione e analisi GIS, quindi dal punto di vista geografico. Come potete vedere c'è una forte disuguaglianza sulla diffusione di punti di ricarica disponibili per i veicoli. Uno degli obiettivi che si pone il PNRR è per l'appunto quello di superare questa disuguaglianza geografica e cercare per l'appunto di andare oltre e coprire con un numero minimo di punti di ricarica ad alta potenza più o meno tutto il territorio. Sull'autostrada siamo messi malino. Come sistema paese è un peccato per tanti motivi, non solo per i driver italiani, ma anche per i turisti che vengono in Italia e non sanno dove ricaricare sulle autostrade. Devo dire che su alcune strade principali c'è una buona copertura, per fortuna già, però sono ancora pochi i punti di ricarica e soprattutto ci sono alcune autostrade che proprio non ne hanno. Se voi vedete la 24 è zero, nella Puglia da Bari in giù. Sia sulla 14 che sulla superstrada, quella adriatica, non ce ne sono. Sulla Torino-Milano, pochine. Sulle autostrade liguri, ancora poche. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. In teoria, i concessionari avrebbero un obbligo di legge per bandire gare per installare infrastrutture di ricarica. Inutile che vi dica che in Italia, quando fai un obbligo di legge ma non metti la penale, molto spesso non l'obbligo di legge non viene rispettato. E questa è esattamente la situazione in cui ci stiamo trovando in questo momento. Sono tante, sono poche le infrastrutture di ricarica o i punti di ricarica, ma in realtà se andiamo a vedere quanti veicoli circolano, non sono poche. Siamo messi meglio anche di altri paesi che stanno molto più avanti di noi a livello di circolante. Ora, il problema è ovviamente è che sono poche auto circolanti, quindi il denominatore di questo parametro, di questo rapporto, è più basso rispetto ad altri paesi. Se andiamo infatti, riuscirò ma, ecco, a analizzare altri criteri, altri parametri, per esempio il numero di abitanti, il numero di punti di ricarica ogni 100 km, diciamo invece siamo un po' più indietro, dobbiamo recuperare. È ovvio, però vi ricordo che chi installa infrastrutture di ricarica sono due che hanno un sistema di remunerazione regolato. Sono operatori economici che devono rientrare dell'investimento e quindi hanno qualche piccolo problema se il numero di auto circolanti è basso, perché il tasso di utilizzo di quelle infrastrutture di ricarica o di quei punti di ricarica è estremamente contenuto e quindi il ritorno dell'investimento è molto, ma molto più basso. Quindi non, facciamo sempre molta attenzione a devono crescere le infrastrutture di ricarica se vogliamo che crescano i veicoli. Certamente ci si sta provando, però devono anche crescere i veicoli perché sennò con le infrastrutture di ricarica non si pagano.
Questo è solo per farvi capire un po' come gira il fumo. Come deve crescere la rete di ricarica? Questi sono i numeri minimi che noi ci aspettiamo nel 2030. Servono più di 2 milioni e mezzo di punti di ricarica in ambito privato, anche perché sia chiaro, le infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico sono molto importanti, certamente, ma noi mappiamo già oggi, e sicuramente sarà così in futuro, che più dell'85% delle ricariche avviene in ambito domestico o privato. Ok? Quindi il numero più dell'85% dei kilowattora che vengono messi dentro le macchine sono in realtà messi all'interno di case o aziende. E così sarà al più del 65%, prevediamo, anche nel 2030. Quindi ci sarà fame di punti di ricarica privati. Questo è molto importante, probabilmente anche dal punto di vista delle aziende che voi portate avanti. Cioè, se avete posti auto che possono essere utilizzati, per esempio, di notte da potenziali clienti per far ricaricare, quello può diventare sicuramente un business accessorio. Io qua, se volete, vi faccio vedere anche quanto costa una ricarica, come funziona, però diciamo, e cerco di andare un po' più veloce perché mi piacerebbe farmi una chiacchierata con voi. Qua, se volete, c'è tutto il tema di che cosa può fare la ricarica dei veicoli elettrici per il sistema elettrico, però questo è un po' complicatuccio da spiegare in poco tempo. Mi interessava farvi vedere una cosa, e cioè come sta evolvendo il total cost of ownership dei veicoli nel corso del tempo. Cioè, molto spesso è vero che i veicoli elettrici stanno scontando un prezzo d'acquisto palesemente più alto, e questo è soprattutto vero per A e B in particolare, perché diciamo ci sono una serie di traguardi da raggiungere dal punto di numeri di volumi da raggiungere dal punto di vista industriale, per far sì che diciamo le batterie costino sempre meno. Al 2021, negli ultimi 3, 4, 5 anni, fino al 2021, le batterie sono calate, parlo di euro a kilowattora, in termini quindi di costi, in maniera verticale impressionante, fino a raggiungere a livello di costo industriale i 120-130 euro a kilowattora. Negli ultimi 2 anni purtroppo c'è stato un ritardo nel calo del prezzo. Addirittura sono aumentate le batterie negli ultimi 2 anni in termini di prezzo. Si è saliti oltre i 145 dollari a kilowattora di media di prezzo di produzione, perché sono saliti tanto i materiali di cui erano fatte le batterie. Se volete, su questo poi facciamo un piccolo approfondimento, magari attraverso le domande. Noi qua abbiamo fatto una piccola mappatura di quello che è il total cost of ownership di 5 auto di segmento B. Qua dentro ci contiamo un po' di tutto, dal prezzo di noleggio o il prezzo d'acquisto, in questo caso vediamo il noleggio. E dentro ci sono il bollo, il costo di manutenzione, ci sono una serie di indicatori, tra cui ovviamente anche il costo del rifornimento al variare del costo dell'energia. Qua in basso vedete sulla X, diciamo, vedete il costo dei kilowattora, euro kilowattora, e sulla sinistra invece vedete gli euro litro di un diesel. Ora, come potete vedere, c'è ancora una nel quadrato rosso, è più o meno la situazione odierna di un cliente aziendale, o se volete anche di un cliente domestico. Di un cliente domestico può andare addirittura anche più a destra, dipende dal contratto domestico che ha, quindi quanto gli costa l'energia a casa, se riesce a ricaricare a casa. Tenete presente che ricaricare sul pubblico oggi costa circa, con abbonamento, 0,31, 0,35, 0,38,
euro a kilowattora, quindi diciamo che un domestico oppure un aziendale oppure un abbonamento sul pubblico si aggira intorno a queste 4-5 riquadri. Come potete vedere, però, più sale il prezzo al kilowattora, più è significativo ovviamente la differenza in negativo rispetto a un veicolo diesel. Quindi qua vedete la differenza tra il costo totale a vita intera di un veicolo diesel e un veicolo elettrico. Ovviamente più, questo di segmento B, più saliamo con i chilometri, più il vantaggio di un costo minore del contenuto energetico che immettiamo all'interno del veicolo si fa sentire. Se riusciamo ad andare verso sinistra con il costo dell'energia, ok? Quindi da 0,25 euro a kilowattora riusciamo a scendere, per esempio avendo un fotovoltaico, faccio un esempio, riusciamo ad avere vantaggi maggiori e persino un delta, una differenza di costo a vita intera che può diventare addirittura positiva. Dipende molto dal tipo di noleggio che facciamo, dal tipo di auto che prendiamo, quindi metto le mani avanti, è bene fare valutazioni su singole offerte che riceviamo. Questa è una media per darvi un senso di quello che sta succedendo. Ora non mi chiedete perché non esce, ecco, adesso esce. Santa miseria, ecco. Scusate, ma evidentemente la rete va veramente molto lenta. Qua, come potete vedere, se riuscissimo ad avere degli incentivi decenti, qua dentro non erano ancora contati gli incentivi, che restano piuttosto bassi sul noleggio, in realtà potete persino raggiungere un costo a vita intera minore per elettriche rispetto a un corrispondente diesel. Qua cerco di andare più veloce perché sennò non vi faccio vedere il resto, però se siete interessati, ovviamente ragionamenti sul TCO ne abbiamo fatti nella nostra guida per l'elettrificazione delle flotte e può valere in alcuni casi anche per i privati, ma se volete approfondire possiamo anche ragionarci con Michele e fare qualcosa di un pochino più spinto, magari di approfondito sui privati. Inutile che vi dica che quando andiamo sull'acquisto, in realtà rispetto al noleggio è piuttosto impietoso ancora il confronto, più che altro perché auto di segmenti B che costano meno di 30.000 euro sono veramente molto molto poche disponibili elettriche. E quello che vi dicevo purtroppo è che il ritardo nella discesa del prezzo delle batterie, e quindi diciamo il raggiungimento di prezzi al di sotto di 100 euro a kilowattora, che è un prezzo un po' di riferimento per cominciare a riuscire a fare auto mass market, così si chiamano, auto ad alti volumi di segmento B e A, siamo un po' più in ritardo a causa appunto della crisi energetica e della pandemia. Prevediamo comunque che usciranno auto con prezzi di acquisto al di sotto dei 25.000 euro già il prossimo anno. Si prevedeva nel 2023, ma per l'appunto siamo un pochino in ritardo sotto questo punto di vista. Cerco di andare un po' più rapido. Ecco, noi abbiamo fatto anche una survey, un questionario a più di 2.000 persone in Italia. Cercando di capire se in futuro si vorrebbero comprare delle auto elettriche. Queste sono 2.000 persone che o già guidano un'auto elettrica oppure volevano comprarsi un'auto. Quindi erano potenziali nuovi acquirenti. Il campione in Italia, come vi dicevo, è 2.004 persone, solo il 3% possiede già un'auto elettrica. Un campione totale, perché questa si inseriva all'interno di un progetto europeo di più di 14.000 persone intervistate. I messaggi vari che sono usciti fuori è che prima o poi tutti si compreranno un'auto elettrica, cioè la risposta che hanno dato a questo questionario è che l'idea è di comprarla prima o poi.
se ci sono dei fattori abilitanti, ovviamente, che adesso vi faccio vedere. Molti intervistati sui carburanti sintetici, è stato chiesto se sarebbero disposti a pagare un po' di più per rifornire il proprio mezzo, ovviamente facendo delle domande che sono ovviamente, diciamo, in qualche modo descrivevano quello che era il potenziale andamento di prezzo dei carburanti sintetici e degli fuel. Probabilmente approfondirete il tema, se ho capito bene, fra tre incontri, quindi vi potranno dire di che cosa stiamo parlando. La disponibilità di infrastrutture di ricarica ad uso pubblico è un fattore che determina meno la volontà di acquisto o meno di un veicolo elettrico. Molto di più è il tema del prezzo, quindi allo scendere del prezzo è plausibile che ci sarà una fetta di popolazione sempre maggiore che vorrà acquistare veicoli elettrici. Vi ricordo che attualmente due famiglie su tre in Italia hanno una potenziale disponibilità di un rimessaggio privato. Quindi questo significa che diciamo, c'è un'enorme fetta di popolazione che può ricaricare a casa o comunque in uno spazio privato, e questo porta anche ad avere maggiori vantaggi dal punto di vista del prezzo della ricarica, come cercavo di farvi vedere precedentemente. Queste sono appunto sulla base delle risposte del campione, le previsioni di acquisto, dove appunto più del 50% in Italia dice che vorrà comprare nel 2030 un'auto elettrica. Ora, attenzione, queste sono le intenzioni di acquisto. Ovviamente dovremmo trasformarle tutte in domanda per far sì di raggiungere quel 50%. Non vi sarà sfuggito. Ingegnere, scusi se la interrompo. Se è d'accordo, visto che poi rimane solo più meno di un quarto d'ora, se vuole chiudere con questo aspetto qua. Vado alla conclusione, così lasciamo. Perfetto, così poi facciamo le domande. Anche un quarto d'ora sono arrivate. Assolutamente per parlare di. Per perfetto. Vi volevo solo far notare che questo 50% nel 2030 non basta a raggiungere quegli obiettivi di cui parlavamo prima. Quindi quando vogliamo raggiungere quei 6 milioni di veicoli, non basta il 50% del 2030. E quindi dobbiamo far sì che quelle intenzioni di acquisto siano addirittura maggiori rispetto a quelle che noi abbiamo previsto, che noi abbiamo misurato, se volete, all'interno di questa survey. Confermo che il problema principale per comprare veicoli elettrici è il tema del prezzo. È ovvio che in Italia, con un mercato dell'usato così sviluppato e con la potenzialità di acquisto che è fortemente concentrata su segmenti al di sotto dei 20.000 euro di prezzo d'acquisto, significa che dobbiamo fare un gran lavoro per arrivare a quei livelli di prezzo anche per le elettriche. Vi ricordo che purtroppo, e secondo me questo è uno dei motivi per cui l'immatricolato ancora non sale, è che il prezzo d'acquisto è salito per tutte le auto, e voi lo sapete meglio di me. Una Panda che prima della pandemia era prestata a 11.500 euro, adesso lo stesso identico modello si prezza sopra i 15.000 euro. Questa è la situazione che ci stiamo trovando ad affrontare sul mercato, e ovviamente è importante riuscire a raggiungere dei prezzi più bassi, ma è importante anche che ci riusciamo con prodotti fatti in Europa e soprattutto in Italia. Se volete, dal punto di vista industriale, affrontiamo la questione anche velocemente attraverso delle domande. Io qua chiudo, mi sarebbe piaciuto parlarvi di tante altre cose, spero di avervi dato un'infarinata sul mercato, quantomeno di quello che sta succedendo. Ovviamente sono apertissimo a domande e spero che vi sia stato utile in qualche modo.
Grazie mille davvero, è stato davvero, davvero molto utile e sono riuscito a dare una prospettiva della complessità e dei tanti fattori che stanno intervenendo su questo sviluppo di questa transizione sostenibile e evoluzione del mercato. Purtroppo effettivamente gli argomenti da sviscerare ed approfondire sarebbero davvero tanti, ma temo che non solo un quarto d'ora, ma non basterebbero neanche un paio di serate, forse. Proverei a fare ancora il focus eventualmente su due aspetti che lei ha citato e così almeno andiamo magari un po' a approfondire questi due. Beh, una sicuramente, che forse sono anche le domande quelle che più si fanno tutti, e direi batterie e infrastrutture di ricarica. Proverei a unire le domande, poi in realtà ne sono arrivate anche altre, soprattutto anche attinenti chiaramente alle evoluzioni normative che potrebbero cambiare nei prossimi anni, incentivi, non incentivi, normative europee che però avremo modo di evidenziare nel prossimo incontro che ci sarà poi con l'avvocato Beccari l'11 luglio. A lei chiederei sulle batterie, perché si sente molto parlare adesso credo che uno degli ultimi articoli sia stato quello delle batterie litio-aria che promettono 1500 km piuttosto che queste batterie a stato solido. Ecco, di vero, cosa c'è? Oppure sono molto annunci un po' stile grafene, come parafrasando un po' il vicepresidente Quaglia, che l'altro giorno giustamente diceva spesso si rischia che tecnologie come queste, poi appunto il grafene sembrava che anni fa dovesse risolvere tutti i mali del mondo e poi ancora adesso quasi nessuno lo usa. E mi collego così poi chiudo e le lascio poi spazio per la risposta congiunta. Le infrastrutture di ricarica, c'è ancora molta difficoltà tra fast, non fast, proprietarie di costruttori piuttosto che libere, non solo, anche le porte di ricarica, quindi standard Tesla, che sembra che adesso alcuni costruttori vogliano adoperare, piuttosto che standard di altri produttori. Ecco, proverei magari per fare una chiosa di tutto quello che ci siamo detti, ancora fare un focus su questi aspetti, pur sapendo che ce ne sono tantissimi altri che da affrontare. Grazie mille. Cerco di andare veloce. Per quanto riguarda le batterie, allora tenete presente che molto spesso ci sono società che si stanno unicamente basando su finanziamenti di investitori e quindi devono fare degli annunci, no? Arriveremo sul Ecco, scusi, mercato. scusi, scusi, la interrompo, ma solo perché giustamente mi è arrivata una domanda al volo che integra quanto richiesto. Mi sono dimenticato, anche se me l'ero segnato in realtà, di citare per le tecnologie delle batterie anche il cosiddetto battery swap, questa sostituzione che case come la NIO cinese stanno già mettendo in piedi. Ok, allora cerco di fare un discorso più integrale, più generale, e cerco di andare veloce. Molte di queste case si basano su investimenti di investors senza avere un prodotto sul mercato. Quindi l'unica cosa che possono dire è quando arriveranno sul mercato. Ovviamente molte di queste ce ne sono una quantità infinita, soluzioni ibride. Metalli con i tioni La sentiamo molto male, di sono nuovo. stato solido di differenti tipologie con elettroni da gel, con il trigrafo. Facciamo così. Così riesco a... Mi sentite meglio? Sì, Mi sentite meglio? meglio. Sì. Ok, perfetto. C'è un po' di tutto che gira sotto questo punto di vista. Io vi dico la mia. Tanto si deve fare sull'ingegnerizzazione dei prodotti, tanto si deve fare sulle chimiche dei catodi, ma
quelle esistenti, cioè bisogna far sì che si arrivi a volumi di produzione tali per cui fare una batteria litio-ferro-fosfato che ha dei materiali in teoria piuttosto comuni e quindi con minore stress dal punto di vista della disponibilità rispetto al nickel, rispetto al cobalto, riuscire a far sì che si producano talmente tante di queste batterie che si arrivi a, a una discesa di prezzo. Quindi siamo in una fase, secondo me, un po' diversa. Sicuramente nuovi sviluppi sono fondamentali, però sono sviluppi che dal punto di vista, diciamo, dell'utente finale non è che si vede granché, e che però diventano decisivi. Vi faccio un esempio. Se riusciamo a fare degli anodi che diciamo hanno più capacità diciamo di ricevere ioni e hanno minore predisposizione a scaldarsi, riusciamo a ricaricare più velocemente le batterie. Più velocemente significa che magari ricaricano a 100-150 kW, che è a quanto ricaricano le batterie più performanti dell'ID4 o di modelli tipo la Model Y, insomma modelli piuttosto importanti a livelli di prezzo. È chiaro che la sfida è portare queste tecnologie che magari già esistono su batterie più economiche, ma sono queste le sfide che noi giochiamo oggi. Cioè far diventare un prodotto di massa quello che adesso è ancora un prodotto da produzione più, più limitata, e quindi arrivare a percentuali del 30, 40, 50% di immatricolazione. Sono sfide ingegneristiche molto diverse rispetto al fare il famoso breakthrough totale, la tecnologia disruptive che soppianterà le batterie a litio o quant'altro. A mio modesto parere questa roba non la vedremo per i prossimi 5-6 anni, se non magari in applicazioni di nicchia. Quindi la prossima a stato solido probabilmente arriveremo a 600 wattora al litro o a chilo, a secondo se parliamo di densità volumetrica o gravimetrica. Però magari lo troveremo in segmenti di mercato o di nicchia. Non credo che troveremo le litio aria o le litio zolfo su prodotti di massa per i prossimi 10 anni. Questa è la mia previsione. Per quanto riguarda il battery swap, è una buona soluzione per quanto riguarda flotte private o insomma, però sul mercato di massa, secondo me, quello che offre NIO è un prodotto premium che difficilmente diventa scalabile, perché altrimenti noi dovremmo avere delle facility di scambio di batterie, una per ciascun costruttore, in maniera capillare in tutta Europa. E io questo francamente non lo vedo probabile, tant'è che NIO, oltre al battery swap, ricarica anche a 150 kW con una ricarica conduttiva normalissima, che è quello delle spine. Quindi a mio modesto parere no, non diventerà una cosa diffusa, anche perché bisognerebbe arrivare a dei livelli di standardizzazione che non siamo riusciti a raggiungere neanche con i caricatori dei cellulari in 25 anni che esistono. Quindi questo io la vedo molto, molto difficile. Per quanto riguarda i plug, e quindi i famosi standard Tesla, per esempio il NACS, il North American Charging Standard, potete secondo me stare tranquilli che in Italia il NACS non arriverà. Cioè in Europa il CCS, Combined Charging System, in particolare il cosiddetto Combo 2, è lo standard di base, si attesta su quello ormai praticamente ogni punto di ricarica che viene installato in corrente continua, e non vedo un rischio di cambi di standard in Europa per quanto riguarda appunto la ricarica a corrente continua. In America effettivamente si sta condividendo lo standard, ma io sono abbastanza convinto che si atterrerà comunque sul CCS anche lì, anche perché, se vogliamo dirla tutta, non è il NACS
lo standard di ricarica più diffuso al mondo. Lo standard di ricarica più diffuso al mondo si chiama GT/T ed è lo standard di ricarica cinese. E non è che i caricatori cinesi o le auto cinesi hanno tutti il GTT e ci dobbiamo adattare al GTT. Di solito, appunto, gli standard di ricarica sono quelli che ciascun continente più o meno adotta. Quindi possiamo stare tranquilli, a mio modesto parere, che la tipo 2 in corrente alternata e la CCS2 sulla ricarica continua, sulla corrente continua, saranno gli standard di riferimento in Europa. Per quanto riguarda l'altra domanda, perdonami Andrea, me la puoi ripetere? Ma allora chiederei, visto che sono già le 21:31, proprio una riflessione finale era la questione di differenza tra fast e non fast delle colonnine. Però a questo punto ti chiederei eventualmente, oltre che, cioè, quanto queste colonnine devono adeguarsi ed essere il più uniformi possibili, e quindi se vado a caricare mi danno certezza di ricaricare l'auto in X tempo, perché effettivamente mi tengono i 22 kW e poi non arrivo e mi trovo che ci sono altre due macchine parcheggiate, quindi carico a 6, e poi la loro diffusione, a parte appunto la tua riflessione, quella su anche l'apertura di nuove possibilità di business, come chi ha un'attività di posti auto e potrebbe utilizzarlo per dare ricarica ai privati nella notte, questo appunto in un'ottica di integrazione dell'infrastruttura. Questo è centrale, cioè a mio modesto parere non si potrà fare affidamento unicamente sulle ricariche ad uso pubblico che conosciamo in giro. Ovviamente più crescerà il numero di auto, più sarà conveniente per gli operatori aumentare il numero di punti di ricarica e la potenza degli stessi. Tenete presente oggi che vengono installati 100-150 kW. E i modelli di auto che veramente ricaricano a 100-150 kW sono 1 su 10. Quindi il problema adesso c'è. Molto spesso vi dico anche che la potenza di ricarica è guidata più dall'auto che dalla colonnina. Cioè, noi ci ritroviamo con curve di ricarica, lo vedrete forse a volte in officina se vi siete dotati di qualcosa del genere, o comunque lo potete vedere anche online, pieno di charging curve, che potete andare a cercare. Molto spesso le curve di ricarica hanno sì un picco intorno al 30-40% della batteria, della carica della batteria, dello state of charge. Ma poi si attestano al 60% della potenza nominale di ricarica. Quindi anche là, sì, è bellissimo pensare di avere tutti i 200 kW a disposizione, però poi il tema è usarli. Perché io operatore dei servizi di ricarica, i 200 kW, se li vuoi tutti, li pago tutti alla rete elettrica e quello si paga in termini di potenza di connessione. Quindi a mio modesto parere vedremo crescere il numero di punti e il numero e la potenza di questi punti di ricarica e la loro disponibilità con il crescere dei veicoli. Sicuramente sarà anche un pochino più sofisticato il software delle auto, che sarà più bravo a prevedere quando possiamo ricaricare e dove, magari prenotando le infrastrutture di ricarica. Alcune auto già lo fanno, sono convinto che i software a bordo saranno molto più pronti per questo tipo di evenienze. Perfetto, e ti chiedo proprio solo veramente velocissimo per chiudere, visto che abbiamo parlato di tante tematiche, ma poi un aspetto molto pratico. Si legge oggi i tempi di ricarica di un'autovettura. Tante case madri dicono che con un 20 minuti posso passare dal 20 all'80%. Sono tempi realistici? Davvero la questione dell'ansia di ricarica è una questione reale o è più psicologica dagli studi di massa condotti? Ma guarda, è vero che in 20 minuti passi dal 20 all'80%, cioè io li faccio dei viaggi interurbani. Il tempo di una pausa pranzo, anche 20-30 minuti, hai ricaricato anche il 100% o comunque il 90% della batteria. E
È ovvio che al crescere dei veicoli, di nuovo, cioè un po' di ansia ti può venire se ci sono pochi punti di ricarica. Come vi dicevo, per esempio, in autostrada ancora ce ne sono pochi. Quindi su quello noi dobbiamo crescere e non c'è niente da fare. Dobbiamo convincere i concessionari autostradali che cosa buona e giusta e cominciare a fare le gare per installare. Per il resto, secondo me, per un uso urbano l'ansia non c'è. Invito a provarla e ovviamente a cercare di capire se veramente è una questione ingestibile. Tenete presente che addirittura stanno nascendo servizi che se sei in difficoltà ti vengono a ricaricare direttamente in loco con dei furgoncini. Esistono già uno e-gap, per esempio, ne sta nascendo un altro che si chiama Refilla. Se proprio sei in emergenza e hai bisogno di ricaricare, esiste persino la ricarica on demand. Quindi io non mi spaventerei più di tanto, posto che vi parla una persona che la macchina non ce l'ha proprio, ho un motorino elettrico con il quale ho fatto anche un incidente da poco, quindi adesso non è neanche più il motorino, ma sicuramente il mercato si sta attrezzando. Vi dico anche che è necessario crescere in qualità della ricarica, perché molto spesso ancora ci ritroviamo con infrastrutture di ricarica che sull'app sembrano funzionare, poi arriviamo e non funzionano, oppure molto spesso sono occupate da veicoli endotermici ancora e l'utente non se ne accorge sull'app. Quindi su questo bisogna fare un importante salto di qualità, perché altrimenti le persone non una nuova tecnologia non l'adottano. Perfetto, allora ci sarebbero ancora altre domande, in particolare appunto sull'evoluzione anche della modalità di utilizzo e acquisto dell'auto, quindi contratti noleggio piuttosto che leasing per privati, e poi un'altra domanda, altre domande anche attinenti alla questione appunto che si diceva del poter installare punti di vendita. Punti di vendita quindi di ricarica dell'energia elettrica per privati all'interno dell'attività, pur non essendo venditori di energia elettrica, però direi che questi aspetti avremo modo di trattarli nei Non prossimi. c'è problema, chiunque può vendere servizi di ricarica, non bisogna essere venditori di Perfetto, energia. perfetto. Vi volevo solo dire una Bene. cosa importante, che secondo me è Sì. bene che trattiate, magari fate domande all'avvocato quando parlerete delle leggi europee, il battery passport. Ok, La perfetto. nuova, il nuovo regolamento sulle batterie determinerà quali dati saranno accessibili sulle batterie delle auto quando si va anche, per esempio, in autofficina. E questo per voi sarà fondamentale, perché già oggi accedere agli OTP, accedere alle interfacce, vi permette di vedere lo state of health, lo stato di salute dei moduli e persino delle singole celle. E quindi è importante che come utenti tutti di potenziali veicoli in futuro, a mio modesto parere, aumenti quanto più possibile la riparabilità di questi mezzi, se vogliamo davvero che questa roba si diffonda. Quindi in qualche modo, se potete parlare anche voi con i legislatori, a mio modesto parere questo è un tema che a voi tocca e credo che sia importante che in qualche modo lo trattiate. Perfetto, grazie mille. Assolutamente non mancheremo di fare la domanda ai prossimi relatori, in particolare all'avvocato Beccari. Ringrazio ancora davvero moltissimo l'ingegner Naso per la disponibilità e i contributi preziosissimi. Vi ricordo che naturalmente sul sito Motusei trovate molte informazioni che questa sera non siamo riusciti a evidenziare, a sviscerare con l'ingegner Naso e soprattutto credo che troviate anche dei contatti e dei canali di contatto per chi avesse ancora quesiti e non trovasse risposta in tutta la documentazione pubblicata sul sito. Ne
approfitto e qui chiudo davvero nel ringraziare chiaramente tutti per la partecipazione e per l'interesse dimostrato e vi ricordo che il prossimo evento sarà martedì 4 luglio, avremo come ospite relatore il dottor Stefano Sordelli, Future Mobility Manager di Volkswagen Group Italia e l'argomento sarà prospettive e opportunità della transizione automotive secondo appunto gruppo Volkswagen. Chiederei all'ingegner Naso solo di togliere la condivisione dello schermo. Non so perché, ma cioè il computer non risponde più ai miei ordini. Ok, allora io saluterei tutti i partecipanti, rinnovo i ringraziamenti per essere stati presenti e nuovamente anche a lei, grazie davvero per la disponibilità e gli importanti contributi e rimando a tutti al prossimo incontro. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti.